Buongiorno ragazzi, per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis con un semplice clic su iscriviti ed attivando la campanellina. Ora è troppo facile, no? Dire io ve l'avevo detto, io lo sapevo, io non sapevo nulla, non ho la sfera di cristallo, ma non più tardi di un mese fa dissi questa squadra appena dovrà giocare, non fui l'unico a dirlo, eh. Questa squadra appena dovrà giocare una volta ogni 3 giorni andrà in difficoltà. Perché? Perché la rosa è quella che è. Quindi tutti quelli che devono parlare per ricevere i consensi, per andare negli skybox alla partita, che ti dicevano mercato da 9, dovrebbero posare il fiasco del vino, perché già abbiamo capito che non è. Ma no che non è stato un mercato da 9, abbiamo capito che non è stato fatto mercato. E te lo spiego anche perché. Perché i due acquisti più onerosi che ha fatto l'Inter, Palacios e Martinez, non sono giocatori per migliorare le performance della squadra. Non sono stati presi per migliorare le performance della squadra e per essere incisivi da subito. Sono stati presi per aumentare il valore della squadra. È diverso. In proiezione della vendita. Perché ai signori di Octree, ormai lo abbiamo capito tutti, interessano i soldi della Champions. Quindi cosa hanno fatto loro? Loro hanno. Io non ce l'ho con Octree perché Octree è la conseguenza di una gestione finanziaria precedente che ha del vergognoso. Quindi Octree ha aumentato i prezzi. Dire che ha diminuito gli investimenti, cioè, vuol dire, è riduttivo, ha aumentato i prezzi. Il loro obiettivo, il loro scudetto è il pareggio di bilancio, e per raggiungere il pareggio di bilancio non puoi investire più di tanto se non nulla, anche se è molto difficile raggiungerlo questo pareggio di bilancio anche il prossimo anno. Tra l'altro, i signori di Octree hanno bene in mente che i quarti di finale in Champions varrebbero 100 milioni, e questa cosa l'avevo già detta. Mentre la vittoria del campionato varrebbe 22 milioni, perché loro ragionano così in maniera fredda, cinica. Dell'Inter non gliene fotte un cazzo a questi. Forse ancora molti di voi non lo hanno capito. E io chiedo solamente una cosa, possibilmente. No, quella signora di Octree che sbadiglia in tribuna e che non capisce nemmeno chi è l'Inter e chi è il Milan, ce la potete anche risparmiare. Ce la potreste risparmiare, e io non ce l'ho con Octree perché Octree sta facendo solo il suo lavoro. Octree è stata sincera quando diceva che loro non erano minimamente interessati alla gestione dell'Inter. Loro lo hanno dichiarato ufficialmente più di una volta. Sono stati costretti ad escutere il pegno. Per quello riguarda la partita di ieri, ci hanno preso a pallate. Il secondo tempo hanno fatto 19 tiri contro te. Contro 3, il Milan era tutto concentrato in 30 metri. Quello mi ha preoccupato, che Zorro, che io ho preso per il culo, che è l'allenatore del Milan, Zorro ci ha fatto un culo così a livello tattico, perché anche Zorro, e questo ascoltate bene, questo è preoccupante, perché anche Zorro ha capito una cosa fondamentale per bloccare l'Inter: fermare e schermare le fonti di gioco, perché ormai tutti ci stanno schermando le due fonti di gioco. La primaria è Çalhanoğlu, la seconda fonte di gioco è Bastoni, con la sua continua uscita palla e i suoi lanci da 30-40 metri. Ieri addirittura Zorro ha fatto una tripla schermatura mettendoci quattro davanti, perché ha fermato anche Pavard, che sappiamo tutti essere molto bravo in fase offensiva. E questa è una cosa che ormai hanno capito tutti, ragazzi. Contro il City. Siamo stati tutti orgogliosi della bellissima partita, ma abbiamo sprecato troppo energie per quelli che siamo. Contro il City, Acerbi ieri sera, bene tutta la squadra male, ma Acerbi contro il City era un Acerbi, Acerbi contro il Milan è tutto un altro Acerbi. E non era Inter Lucchese, era il derby comunque di Milano. Quindi la coperta è corta, se premi troppo l'acceleratore di là e finisci tutta la benzina all'andata. Il problema è che poi per il ritorno, quando devi tornare indietro con la macchina, non hai più benzina e la nostra coperta è corta. È corta. È vero che siamo sempre 3 punti dalla vetta, che siamo tutti lì, ma analizziamo in maniera un po' più profonda la cosa. A livello anche, diciamo,
performance gestionale, tattico, operativo, chiamala come ti pare, siamo diventati prevedibili, perché se non andiamo a 1000 all'ora, questa squadra è diventata prevedibile. Ma perché è semplice? Perché questo è un giochino molto semplice, non serve un genio per capire come funziona questo gioco qui. Perché ci mancano giocatori veloci e saltano l'uomo, che creano superiorità numerica, che facciano dei passaggi filtranti, che abbiano un po' di fantasia. Ci abbiamo solo Thuram, o andiamo a 1000 o siamo fritti. Il perno, uno dei perni del centrocampo a 35 anni, Mkhitaryan, il perno della difesa a 36 anni va per i 37. In panchina abbiamo un attaccante di 35, uno va per i 33, uno non riesce a stare in piedi, che è Correa. Anche se quello di 33, che è Taremi, corre più di tutti, quello è vero. Ma nel calcio non bisogna solamente correre. Allora, quale potrebbe essere? Perché poi dice, no, ci sono i problemi, bisogna cercare di risolverli come nella vita, no? Quando, cioè, i problemi fanno parte della vita, le difficoltà, le avversità le fanno parte della vita. Come potremmo sopperire a queste mancanze? Perché abbiamo una rosa che non è adatta a gestire, secondo me, per come vogliamo giocare noi, due competizioni, perché siamo un anno più vecchi e perché nei titolari non è stato cambiato nulla. Siamo gli stessi dell'anno scorso, di un anno più vecchi. E quella è la verità. Bisognerebbe trovare altre varianti di gioco, molto semplice, con caratteristiche diverse, ma il problema è che con le caratteristiche dei nostri giocatori, cioè con i giocatori che abbiamo noi, è difficile anche trovare un'altra variante di gioco. Faccio un esempio: vuoi fare 4-3-3, dove ce l'hai le punte esterne? Non ce l'hai. Vuoi fare 4-3-1-2, chi metti trequartista? Faccio un esempio. Con questi giocatori hai poche varianti. Per avere le varianti servono i giocatori, per avere i giocatori servono i quattrini, e a questi di spendere i quattrini non lo vogliono nemmeno sentire. E la gestione del governo tecnico Monti, saluto Pierluigi Conciatori, l'ho sentito prima, prendo una tua frase, Luigi, è vero, questa è una gestione come fu Monti al governo, uguale, spiccicata. Hai detto bene, Pierluigi, è proprio così. Quindi questa squadra non può permettersi cali di concentrazione, cali di grinta, e soprattutto deve essere sempre sul pezzo, perché appena molla prende le bastonate. Abbiamo provato a fare un turnover, due pareggi e una sconfitta. Questo è un piccolo campanello d'allarme. Poi a me l'atteggiamento presuntuoso di ieri non mi è piaciuto, non li ho riconosciuti questi ragazzi. Occhio a quell'atteggiamento presuntuoso, perché quell'atteggiamento lì è pericoloso, molto pericoloso nel calcio. Io te lo dico, quell'atteggiamento lì è pericoloso perché perdi anche con le squadre di media piccola caratura, facendo quelle cose là. Attenzione. Ragazzi, questa è... siamo a 3 punti, non siamo a 20 punti, tutto quello che ti pare, ma occhio, occhio. E a quei fuori classe dicevano mercato da 9, me lo dovrebbero spiegare qual è il mercato da 9. Abbiamo due squadre, sì, una può giocare a calcio e una gioca a ping pong, però, oppure a bocce. Ma di cosa ragioni? Bruttissimo perdere un derby. Fortunatamente era tanto che non ci succedeva, però è veramente brutto perdere un derby, soprattutto essere presi a pallate da Zorro, perché Zorro ci ha presi a pallate ieri. Ciao Inter.